È fondamentale, se ne sentiva la mancanza, perché il pronto soccorso è il luogo di emergenza e dove c'è emergenza ci deve essere accoglienza e sicurezza. La parte dell'accoglienza siamo noi con la presa in carico dei pazienti e la sicurezza sono le forze dell'ordine. Nel segno della sicurezza per proteggere i cittadini e combattere la violenza di genere, a Cosenza forze dell'ordine e personale sanitario si uniscono per due nuove realtà. Il pronto soccorso dell'Annunziata di Via Zara ritrova il presidio fisso della polizia. In parallelo nasce anche il percorso Rosa, con locali e personale ad hoc dedicati alle donne vittime di maltrattamenti e ai figli minori. La donna vittima di violenza non solo seguirà un percorso Rosa all'interno del triage, essendo favorita nella diagnosi e nell'intervento, ma poi verrà affidata alle forze di polizia, che potrà in questa sala o nella sala di ascolto che abbiamo in un appartamento in città sentire le donne in piena tranquillità perché ci raccontino le loro storie. Due fari simbolo di prossimità con la panchina rossa inaugurata nel piazzale che conferma il lavoro comune di tutte le istituzioni. Dalla prefetta Ciaramella al presidente della regione Occhiuto, tutti uniti per iniziative importanti per la comunità e anche per l'unità di emergenza, spesso teatro in Italia di aggressioni e violenze. Oggi si scrive una importante pagina di legalità. La presenza di un posto fisso di polizia efficace a fianco del pronto soccorso è assolutamente essenziale.